che ti rodeva, che ti rodeva! Ha ragione Adriana, sei un vigliacco. Le ripeto, mamma Letizia, questi non sono affari che la riguardano. Anzi, ci lascio un momentino da sola. No, non te ne andare, mamma. Ma io non me ne vado neanche se arrivano i carabinieri. Beh, e allora se la mette così resti pure. Forse è anche meglio, lo sa. Vedi Adriana questa busta rossa? Qui dentro c'è un rapporto dettagliato su tutto quello che hai fatto. Dal giorno della mia partenza per Genova fino al giorno del mio ritorno. Da giovedì a giovedì. Io non ho ancora aperto la busta, quindi non ho letto quello che c'è scritto qui dentro. Ma prima di aprire e leggere, voglio rivolgermi alla tua coscienza di donna, ma soprattutto alla tua lealtà di moglie. Se hai qualche cosa da confessare, io spero che tu lo faccia francamente, prima che io possa leggerlo qua dentro. Allora, cosa rispondi? Non guardare tua madre, rispondi direttamente. Io non ho nulla da rimproverarmi. Benissimo. E non ha nulla da confessare. Non volevo sentire di meglio, grazie. E apri lo stesso. Certo, adesso voglio leggere quello che c'è scritto. E no, questo non è leale. Ma perché non è leale? Tu hai detto ad Adriana di confessarti francamente tutto quello che ha fatto. Beh. Allora, adesso devi crederle. Ma io lo credo, è per questo che voglio aprire la busta. E no, perché se le credi, non devi aprirla quella busta. Ha ragione la mamma. Io ti ho parlato con sincerità, tu devi credere alla mia parola. Ma io credo alla tua parola, ma non capisco a te cosa importa se io leggo quello che c'è scritto qua dentro. Mi importa, perché tu così mi offendi. Vuol dire che non credi alla mia parola, ecco. Io non capisco questo tuo atteggiamento, sembra quasi che tu abbia paura che io legga quello che c'è scritto qua dentro. Paura? Guarda, mi fai ridere. Io sono tranquillissima. Ma ci fai proprio ridere. Sapessi quanto sei buffo con questi tuoi ridicoli sospetti. E comunque apri, così poi ci divertiamo. Apro così poi ci divertiamo, sì. Vada però, che se apri quella busta, perdi Adriana per sempre, eh? Intendimi bene, per sempre. Come sarebbe? Oggi stesso Adriana lascerà questa casa. La vita coniugale è fatta di stima e di fiducia. Quando non c'è la fiducia, non resta nulla. Mi permetta? No, non permetto! Non...